andare in quella festa, devi parlare proprio con lui. Ma cosa potevo fare, Vittoria? Rinunciare ad un incarico conferito dal governo di Firenze sarebbe come rinunciare per sempre a diventare gonfaloniere del governo di Firenze stesso. Ma non capisci, questo è un incarico provvisorio, eh? Io so benissimo che al castello la vita non è come a Firenze, ma dopo tutto la gente qui è simpatica, carina, eh? Avete Beatrice, dama di compagnia, avete la moglie di quel contabile, come si chiama, Matilde, che mi sembra donna simpatica, furba, di cultura. E poi pensavo, venendo meno gli onori dell'etichetta, potremmo sempre dedicarci con più tempo ai nostri sonnazzi. Ah no! Mio caro signor commissario, le vostre tanto amate coccole ve le sognerete per un bel periodo. Parlate piano, per l'amor di Dio. Non abbiano a svegliarsi, parli. Faccio altro che star dietro ai nostri figli, senza neanche una pur che minima distrazione. Io, in questo tugurio di castello, non ho intenzione di rimanere neanche un altro giorno. A meno che non vi decidiate a parlare con i vostri superiori e a convincerli a ravvivare un po' la vita in questo castello dimenticato da Dio, con qualche festa o qualche ricevimento importante. Ho già pensato a questo, certamente, guardi, ho appena avuto il consenso dei 10 e presto arriverà anche il finanziamento. Avevo già pensato di festeggiare proprio la fine della costruzione del bastione. Io non avevo voluto dirvelo, ma purtroppo la vostra confessione ora mi costringe a farlo. Parlate piano, vi ho detto. I ragazzi hanno il sonno pesante, non li sveglierebbe neanche una bombardata. Ma non vorrei vedermeli apparire qui all'improvviso in camera. Dopo una giornata pesante come ho passato, con i loro studi e la loro educazione. La Beatrice mi darà aiuto, spero. Sì, sì, aiuto. E allora, per la festa? Se ne farà già una breve, poi vi prometto, mia cara, che mi impegnerò a farvene una al mese, con feste, balli, canti, mercati. E bastioni, vi farò conoscere ministri, commissari importanti di altre ducate, repubbliche, signorie. In pochi anni questo castello diventerà una città vera e propria, più importante anche di Firenze. Io non mi limiterò a fare soltanto fortificazioni, mia cara. Vedrete come la trasformerò. Oh, scusate, Andrea, avete ragione. In fondo il mio è solo un momento di sconforto. La guerra che ha alle porte è molto più importante. Però non dimenticate che avete promesso. E ora venite, sollazzatevi con la vostra consorte. Però ricordate che non voglio più figli, capito? Capito, sì. Oh, oh.